Radio Radicale, siamo col professor Stefano Ceccanti al termine della conferenza stampa sul premierato che avete tenuto oggi qui al Senato. Allora, voi proponete alcuni due emendamenti, mi sembra, uno all'articolo 92 e l'altro all'83 della Costituzione. Allora, che cosa chiedete tenendo conto che insomma domani scade il termine per la presentazione degli emendamenti sul premierato alla primissima lettura del provvedimento in aula? Allora, l'emendamento più semplice riguarda l'elezione del Presidente della Repubblica. Noi cerchiamo di rendere pressoché impossibile che una maggioranza parlamentare, che è tale anche perché ha avuto una sovrarappresentazione in seggi al fine di governare, non possa disporre unilateralmente dell'elezione del Presidente della Repubblica. E quindi che cosa facciamo? Alziamo la soglia richiesta per eleggere il Presidente della Repubblica, che non deve essere mai inferiore al 55% di coloro che hanno diritto di voto, e ampliamo quelli che hanno diritto di voto, non più solo ai parlamentari e ai consiglieri regionali, ma anche a un numero di sindaci uguale ai consiglieri regionali e anche agli europarlamentari eletti in Italia. Questo appunto garantisce l'autonomia già fin dal momento dell'elezione del Presidente della Repubblica. L'altro emendamento invece cerca di risolvere tre problemi che la maggioranza ha rinviato pensando in parte di mandarli alla legge elettorale, ma che senza una norma costituzionale non si risolvono. La prima è: ma noi questa scelta del primo ministro la vogliamo a maggioranza assoluta o a maggioranza relativa? La maggioranza relativa è un sistema piuttosto pericoloso perché tra l'altro ha una finalità vicina al successo di estremisti, mentre invece il ballottaggio ha in sé una capacità di coinvolgere gli elettori incerti e quindi deradicalizza il sistema. Quindi noi prevediamo esplicitamente che ove non si raggiunga una maggioranza di seggi in entrambe le Camere a favore del Premier, perché ci sarebbe un voto Premier più candidato deputato, Premier più candidato senatore, si faccia un secondo turno tra i due Premier che hanno avuto dietro di sé il maggior numero di seggi. Quindi deve essere chiarito che ci vuole la maggioranza assoluta. Poi, evidentemente, avendo tenuto due Camere che hanno tutte e due il rapporto fiduciario, bisogna capire cosa succede in caso di risultati difformi tra una Camera e l'altra. E anche qui è necessario il ballottaggio con un unico voto con cui si decide la maggioranza da assegnare alla Camera e al Senato. Terzo punto è il voto estero. Noi abbiamo un sistema dove abbiamo deciso di far pesare il voto estero per il 2% dei seggi, ma si tratterebbe di un 10% di elettori. Se non parametriamo la scelta del Premier questo dato, cioè il 2% che deve essere quello di riferimento, quello dei seggi, c'è il rischio di risultati difformi tra l'elezione del Premier, Camera e Senato, e quindi devono pesare gli elettori esteri per i seggi che esprimono. Questi sono i nodi che cerca di risolvere il secondo emendamento. Avete avviato dei colloqui con gruppi parlamentari per chiedere il sostegno dei vostri emendamenti, considerando, come dicevo prima, che domani scade, penso alle 11 o alle 15, il termine per la presentazione degli emendamenti. No, diciamo, noi non abbiamo fatto dei precontatti, c'è stata la conferenza stampa oggi in cui noi divulghiamo i testi, ci rivolgiamo a tutti, c'è una insieme agli emendamenti c'è una lettera per la maggioranza, una lettera per l'opposizione che cerca di spiegare a entrambe che pur avendo punti di partenza diversi, questo tipo di soluzioni potrebbero rappresentare una base comune per una riforma condivisa e poi si vedrà se qualcuno lo vuole presentare oppure no. Senta, come trova il fatto che si discuterà di questa riforma in Senato, in aula, in piena campagna elettorale per le europee? Alla Camera, ricordo che nell'84, in piena campagna per le europee, ci fu lo scontro sul decreto sulla scala mobile. La Camera fu impegnata per circa un mese. È un tempo opportuno per affrontare una cosa del genere con tutti che sono impegnati in campagna elettorale? L'effetto di una campagna elettorale nazionale dove c'è il problema della partecipazione al voto, di spingere a votare, in genere accentua nelle aule parlamentari in quelle settimane gli elementi propagandistici. Quindi non è esattamente il momento migliore per riforme condivise. Però, quando anche questo dovesse accadere per il Senato, ci sarà sempre lettura Camera. Io voglio sperare che la prassi che si è imposta, già piuttosto anomala, per i decreti legge, ma addirittura per le leggi di bilancio che si approvano solo una Camera e l'altra ratifica e basta, almeno per riforme costituzionali, sia risparmiata questo nostro sistema. Pensa che sia stata brava la Meloni a escogitare una riforma di questo genere, che con tutte le critiche che si è portato dietro, comunque è semplice, si presta ad una lettura chiara, anche se forse controversa, per il voto del referendum confermativo?
Io spero che le riforme non si facciano per vincere il referendum confermativo, ma perché servano al Paese. Il fatto che sia partito da un modello di premierato, che era quello storicamente espresso dal centro-sinistra, in sé era una cosa positiva. Il fatto che lo abbia presentato direttamente il governo ha contribuito a polarizzare e rendere difficile l'accordo. E poi però resta un testo evasivo su questi punti fondamentali. Si può parlare genericamente dell'elezione di un premier senza capire con che maggioranza è eletto e come avviene poi il voto per il Parlamento? Ecco, questo è un grave limite del testo attuale che va superato. Se la riforma riesce a passare e anche il referendum confermativo, la legislatura finisce lì? Beh, il referendum andrebbe comunque al 2026, la legislatura chiude nel 27, secondo me non è detto, cioè la legislatura potrebbe anche andare a finire a tempi regolari. Sì. L'ultima cosa, pensa che Pera potrebbe prendere in considerazione l'ipotesi dei vostri emendamenti, visto che questo ha fatto già il segno no? Noi oggi presentiamo qui gli emendamenti per tutti. Lo chiami, lei è bravissimo a intervistarlo. Beh, che mi metto a fare il mediatore per voi. Faccio il giornalista, non faccio il mediatore, però, chiamatelo voi. Noi abbiamo fatto una conferenza stampa, ora andrà su tutte le agenzie i testi, gli emendamenti, quindi tutti i parlamentari potranno riflettere. Va bene, prendo in considerazione l'ipotesi di chiamare Pera se risponde al telefono. Grazie, la ringraziamo noi tutti.